Riaperta la Pinacoteca Civica di Fermo a Palazzo dei Priori dopo i lavori di ristrutturazione in seguito al sisma del 2016. Le sale vennero danneggiate durante la scossa del 30 ottobre, la stessa sala del Mappamondo subì dei gravi danni, ma essa venne ripristinata molto prima, nell'agosto del 2018. Adesso tornano a rivivere invece le sale con tutte le opere d'arte. L'assessore alla cultura Nicola Lanzidei si dice molto soddisfatta per questo ripristino, che vede anche una nuova sala, quella dedicata agli arazzi. Dopo la sala dedicata all'arte locale, dove svetta il famoso Lumarguttu, siamo nella nuova sala dopo il riallestimento del restauro post-sisma, che è la sala degli arazzi. Quella alle nostre spalle è un arazzo della seconda metà del 400, gli altri sono delle preziose tele in tessuto che risalgono al 1600. E poi la grande sala del 600 con il Rubens al centro, che presto andrà in prestito in Toscana per una nuova mostra, dopo essere stato durante la chiusura della Pinacoteca testimonial della città di Fermo in tante occasioni, la più importante delle quali l'ha visto esposto a Palazzo Marino a Milano. Mancano soltanto due opere all'appello, la restaurata tela del Pagani, che è stata presentata qualche giorno fa dopo il ripristino, e le tavolette di Jacobello Del Fiore. Si sta infatti allestendo una sala appositamente che veda una climatizzazione che possa conservare queste opere. Un grande risultato per la città di Fermo, che vuole condividerlo con tutti i suoi cittadini. Infatti domenica 28 novembre ci sarà un open day gratuito per tutti i fermani che vorranno rivisitare la ripristinata Pinacoteca.